Si svuota l'infermeria, crescono le opzioni per Gianluca Grassadogna. Sono queste le indicazioni che arrivano dall'inizio della settimana di lavoro che porterà il Pescara al match di sabato contro il Lecce. Sono tornati in gruppo Giannetti, che si è lasciato alle spalle una elongazione all'adduttore, e Seter, che ha subito un paio di distorsioni alla caviglia. A disposizione anche Memushai, che fa solo una parte del lavoro assieme ai compagni dopo quasi un mese di assenza. Restano da verificare le condizioni di Rigoni e Sorensen. Grassadogna avrà a disposizione anche Balzano, che ha scontato il turno di squalifica ed è una opzione sia per il trio di difesa, dove comunque Drudi va verso la conferma, sia per il ruolo di quinto. Una settimana piena di lavoro per il tecnico salernitano per cercare di inculcare al gruppo le sue idee, quelle di un calcio propositivo e coraggioso, esattamente agli antipodi di quanto fatto vedere per gran parte della stagione nelle gestioni Oddo e Breda. Sarà un'impresa svoltare e ancora di più tradurre il tutto in una media punti da playoff, che è quanto serve per risalire la classifica, salvarsi direttamente o quantomeno aggrapparsi al play-out. In attesa che si possa compiere questa metamorfosi, a Frosinone Pescara si è mostrato compatto, ha rischiato il minimo in difesa, non ha incassato gol, ma ha continuato a palesare grosse lacune nello sviluppo del gioco offensivo, e l'unica grossa palla gol, fallita da Odgaard, ma molto bravo anche Bardi nella circostanza, era stata tuttavia un gentile cadeau di Brighenti e non un'azione costruita. È anche vero che il centrocampo schierato allo Stirpe, Tabanelli, Busellato, De Sena, era robusto ma non di qualità. Grassadogna ha bisogno di recuperare a un livello di rendimento importante i vari Valdifiori, Maestro e Macin, giocatori fondamentali per la qualità del gioco, capaci di far giocare la squadra, di trovare l'ultimo passaggio o anche di guardare la porta. Anche perché non perdere non basta più. Con un paio di piccoli passi il Pescara ha lasciato l'ultimo posto a Entella, ma serve vincere almeno un paio di partite prima di iniziare il ciclo di calendario coi tanti scontri diretti, tenersi in vita prima di giocarsi il tutto per tutto, quindi avere l'ambizione anche di battere una squadra come il Lecce, di caratura superiore, costruita per tornare subito in Serie A. Dopo una fase di appannamento, i salentini si sono rilanciati con le vittorie su Cremonese e Cosenza, quest'ultima preceduta da una visita dei tifosi, un ambiente ricompattato che soddisfa il tecnico Eugenio Corini. Vedo che questo gruppo ha accettato molto bene i 5 ragazzi nuovi che sono arrivati. Li vedo molto uniti, molto solidi. Quando tu vuoi costruire qualcosa di importante, io dico sempre che bisogna farlo insieme. Ecco perché oggi ribadisco di quanto sia stato importante l'appoggio dei tifosi, di quanto sia stato importante per i miei ragazzi sentire questo calore. Lo dico spesso, insieme siamo più forti e oggi abbiamo vinto tutti insieme ed è una grandissima gioia. E su questo costruiamo quello che sarà la partita di Pescara sabato prossimo.